Juventus prima sfiorata e poi raggiunta. In mezzo, una lunga maturazione al Chievo. Emanuele Zuelli, centrocampista della Juventus Under 23, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. Primi passi. Sono 3 le tappe che hanno segnato gli esordi di Zuelli, prima del trasferimento al Chievo. 3 anni al Bolzano, squadra della sua città, poi Sud Tirol e Gardena. Trampolino di lancio per spiccare il volo a Verona. Mai inosservato, la Juventus è già sulle tracce del classe 2001 prima del passaggio al Chievo, avendolo notato durante un torneo regionale in Trentino. Provino di 3 giorni per Zuelli a Torino, che sposa però la causa gialloblu, rimandando soltanto il suo passaggio alla Juventus. Dal vivaio alla Serie B, Zuelli compie tutta la trafila del settore giovanile del Chievo, coltivando passo dopo passo l'obiettivo di arrivare in prima squadra. Un sogno che si concretizza il 23 febbraio del 2020, quando il tecnico Marcolini gli concede 17 minuti nella sfida contro il Pordenone. Un primo spezzone in B con il suo Chievo, difficile da dimenticare. Dal sogno all'incubo. L'estate del 2021 segna il fallimento del Chievo, con Zuelli e gli altri calciatori gialloblu rimasti svincolati. Un crocevia per la carriera del classe 2001, rimasto senza squadra. Prossima fermata, Torino. L'incrocio del destino con la Juventus, solamente assaporato in passato, diventa realtà nell'estate del 2021. È sotto la Mole che prosegue la carriera del centrocampista. Una chiusura del cerchio a tinte bianconere. Emanuele Zuelli, visione di gioco, padronanza del pallone e tecnica pura. Diteci con un commento cosa ne pensate del centrocampista della Juventus Under 23 e iscrivetevi al canale.